ciao a tutti da Sony Lady Tekken, dal vostro Luca Dienji, e bentornati con un'altra puntata di Resident Evil HD Remaster per PS4. E allora, che dire, siamo già arrivati a un bel punto del gioco, ormai. Iniziamo subito la puntata perché non voglio sprecare tempo. Allora, saliamo le scale. Niente. Andiamo a utilizzare la chiave dove non l'abbiamo ancora usata. Ah, va bene. Allora. Lo so, è brutto lasciarle lì, ma per il momento. Ok. Tanto sei sempre tu a fare, puoi fare come vuoi. Certo. Non so quante cose curative ho usato fino adesso, ma mi sembra poco. Ok, bene. Allora, mi ricordo un po'. Però sono abbastanza negata, quindi spero di farcela in pochi tentativi. Quindi, Issa, dai Jill che ce la puoi fare. Mamma mia, sono io che non so se ce la faccio. Non so se sono abbastanza veloce. Dai, ce la possiamo fare. Dai, ancora un pochino, l'ultimo sforzo. Ci giriamo, corriamo. Allora, c'è un interruttore, certo. Aiuto! Cavolo. Se mi impianto poi andiamo bene. Santo cielo. No. Lo so. No, ormai non ce la fai. Dai. O lo fai perfetto o niente. Ecco, lo sapevo. Bene. Ai. E quindi bisogna riazionare di nuovo tutto. Sì, devi rifarlo. Lo so. Meno male che ho avvisato, che l'ho detto prima. Sì, ciao. Dai. No. Cavolo, per un pelo. Vado a preparare il caffè io. Vado. Ah, stai zitto. No. Che tu l'hai fatto un casino di volte ed è per quello che ce la fai. Facile prendersela con una che lo fa per la prima volta. Dai ragazzi, siete con me, ce la posso fare, giusto? Dai, fatemi sentire il vostro incoraggiamento. Ah, visto. Ma va? Io l'ho detto. Va le bene. Cose le dico prima proprio perché mi conosco. Che c'è qua? Un buco. Un buco. Scendi nel buco e leggi. Sì. Un libro, prendiamo. Esamina. Così andrà? Okay. Sì. Oh, c'è una medaglia. Una delle prime che servirà poi più avanti. Ok, e ce la teniamo. Mi ricordavo che c'era anche da leggere qua. Sarà questo? Sì. 29 novembre 1967, non posso fuggire, ho provato in ogni modo, ma ora non mi resta che rassegnarmi alla realtà, sono in trappola, sono stato dappertutto. Ho esplorato il laboratorio con tutte quelle grosse fiali di vetro piene di formaldeide e sono stato in quelle buie e inquietanti caverne, cosa mi resta da fare? Dare in bagno. Lì per lì non ho creduto ai miei occhi, ma quella scarpa nel corridoio aveva un aspetto familiare. Come di riflesso, un nome mi ha affiorato alla mente. Jessica. Non voglio credere che abbiano subito la mia stessa sorte. No, non posso rinunciare a sperare. Devo continuare a credere che siano vive. 30 novembre 1967, negli ultimi giorni non ho mangiato né bevuto, mi sembra di impazzire. Perché mi sta succedendo tutto ciò? Perché devo morire in questo modo? Ero troppo ossessionato dalla progettazione di questa orribile villa, avrei dovuto pensarci due volte.
31 novembre 1967, era un tunnel sotterraneo buio e umido, che si è rivelato un ennesimo vicolo cieco. Ai ai ai. Ma nonostante l'oscurità, qualcosa ha attirato il mio sguardo. Ho acceso il mio ultimo fiammifero per vedere di cosa si trattava. Una tomba, ma sulla lapide era inciso il mio nome, George Trevor. Bene. In quel momento ho capito tutto. Quei bastardi sapevano sin dall'inizio che sarei morto qui ed io sono caduto nella loro trappola. Ma ora è troppo tardi, sto perdendo il controllo, tutto è così distante. Jessica, Lisa, perdonatemi, il mio egoismo, vi ha trascinato in questa dannata cospirazione. Perdonatemi, prego Dio che accetti la mia morte in cambio della vostra salvezza, George Trevor. Un nome inciso sulla... Eh sì, l'abbiamo letto. C'è un interruttore, premere sì. E ci Ok. caliamo. Quali cose celano in questa puntata? Ragni. Cioè, vai proprio lì, gigantesco. Mi aspettava, ma non mi ha visto. Credo che non mi abbia. E io come facevo a sapere che ce n'era un altro qui? Non si Dovevi. vedeva. Ho capito che non si vedeva. Spero che non vi abbia avvelenata. No, lo vedresti. No, Ah, no, 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 no. ok, per fortuna, per fortuna. Mamma mia. Tanto c'era una piantina blu qua se Ah, serviva. vabbè, ma io cosa potevo saperne? E cosa Ehi! potevo saperne di questo, ad esempio? Cavolo! E ti sta bene. E non me ne pento di averlo fatto. Che spavento, ragazzi. Allora, sì. Funziona di Funziona. nuovo, bene. Quindi abbiamo attivato l'ascensore. Ma ce n'è un Ma che altro. cavolo, va pure tu, santo cielo, ce la farò? No! Non Ok. gli salta la testa. Andate, andate, andate. Sorpresine. Qui dovresti andare a finire nella cucina, quella sotto. Ti ricordi che avevamo fatto il giro dall'altra parte? Quindi hai attivato l'ascensore che c'era qua sotto. Come lo Ma ricordavo. te lo puoi anche schivare. No, non mi sento sicura. Potevi farlo girare intorno al tavolo. Ah, comunque, visto che sicuramente ve lo state domandando, ho lasciato indietro delle munizioni per la pistola. L'ho fatto apposta. No, riempirti Ok? l'inventario, pensavo. Quindi. E quindi è giusto che lo Ma sanno, perché vabbè, oh, ma sennò. sono scelte, ma mio Dio, non penso che qualcuno dica non hai raccolto i proiettili. Che cazzo No, te ne se ne è faceva? proprio una scelta, ragazzi. E ora concentrazione, perché non mi ricordo che tutto c'è. Forse qui. Eccolo. Sì, c'è. L'hai preso? Non ne sono sicura, no! Ma perché? Ma santo cielo, che giro idiota hai No, 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 fatto! non gli è scoppiata. Ma dimmi tu, l'ho sparato fin dall'inizio alla testa e non gli è scoppiata. Dovrebbe essere andato. Purtroppo sì, ma ce n'è un altro. Cavolo. Ok, questo è andato subito. Vedi? Bravo. Così mi piace, quando sono disponibili a farsi saltare la testa. Disponibili. Allora, qua c'è tanta bella roba. Sì. Allora, però prima. L'oggetto chiave. L'oggetto importante di questa puntata. La batteria. Non questa batteria, l'altra batteria. Allora. Ovviamente non lasciamoli qui, sta Sì, roba va buona. La bene. Anche se questo comporterà la pienezza del mio inventario. pienezza del dragone. Ma E dopo aver fatto la spesa, ce ne usciamo. E niente, mi devo fare coraggio perché so adesso che puoi. cosa c'è.
potresti andare o usare la batteria o altrimenti fare il serpente. Molti di voi faranno già il serpente visto che abbiamo la chiave, Io no, ma lei io no. no. Ma quindi appunto faremo il serpente e voi sapete chi conosce il gioco più avanti, quando torneremo qua. Quindi, Sì, verrà fatto sicuramente, ma non adesso. infatti, no, perché si può fare, però Voi abbiamo fate la quello che batteria. volete, io faccio quello che voglio. Vivi e lascia vivere. Scendiamole. Spero davvero con tutto il cuore che stiate apprezzando questo gameplay veramente fatto alla prima. Mio Dio. Sto facendo anche di tutto, nel senso che al meglio. Anche il personaggio Jill, infatti, la faccio rischiare ben poco. Sto facendo di tutto per fare le cose il più liscio possibile. Ma per adesso Spero che direi. l'appreziate. Niente. Clac clac. Ok. Allora. Vai a salvare. Ti Diciamo senti che più sicuro? ormai è ora di salvare. Salvo sempre più o meno Quindi avevi a. uccisi tutti gli Sì, Hunters. almeno che non compaiano di nuovo poi più avanti, spero di no, però per il momento sì. No, dicevo che ormai è ora di salvare, perché di solito salvo sempre a metà, tipo. Decidi tu. È un rito, perché so che mi porta bene. E questo ce lo lasciamo qua. Intanto è presto. E poi anche i corpi che non se ne Questi, fa in sì. cazzo. È che non so se ne ho altri da poterli aggiungere. Sì. Qua. E anche questi dovrei averne altri, se non mi sbaglio. Sì. Sì. E poi decidi tu se tenerti appunto così il resto. Ah, giusto, hai ragione. Mi ero dimenticato io della manovella, se no la batteria come fai? Sì, in effetti. Hai fatto bene. qualcosina, dai. Me lo sarei dimenticato io. Certo, me lo dimentico sempre quella cacchio di manovella qua. Mi dai tanti consigli buoni, però. Sono No, stanco. tante cose. Me le ricordo anche io. Il mio lavoro mi sta annebbiando il cervello. Ma no, ma no. Ma sì, ma sì. Ma no. Lo vedete dai miei occhietti stanchi. Che Ma quello è tutti. successo? Per Hai di nuovo cliccato. sbaglio, esatto. Non perché volevo salvare due volte. Dai, non sono così disperata. Che serve? Non serve niente. Allora, per fortuna che non si spaccherà più la maniglia. Grazie Già, Barry ha fatto un bel lavoro. a Dio, quell'uomo è miracoloso. Poi pensa alla voglia, sei lì in una villa con tutti i mostri dentro e lui si Sì. mette ad aggiustare la maniglia, sai come. Cavolo, questa parte. Sapevi che dovevi passare di qua per andare a usare Non la manovella? mi piace. Non mi piace per niente, cavolo. Lo so, io un po' di pericolo c'è. Ah, mio Dio. C'è anche lo spray, Sì, hai magari. ragione. Magari se. Dato che sappiamo a cosa va incontro. Dato che so che i cani. Sono rabbiosi. Non andiamo molto d'accordo. Non potevano esserci dei micetti? Magari. Mamma mia. Sono i nemici che mi fanno più imbestialire in assoluto fino adesso. Non fate caso a me, non mi avete neanche visto. Aiuto! Sì, sta a posto. Adesso più che altro, sai cosa mi preoccupa a me? Sono sempre quei serpenti del cacchio che avvelenano. Sì, che difficilmente non avvelenano, esatto. Anche nelle tue giocate ho visto. Oddio, ci sono le erbette blu infinite appena sceso l'ascensore dall'altra Cavolo, parte. È già avvelenata, perfetto. ne è sbucato all'improvviso. Ma adesso proprio. Combo proprio. Sono
sono proprio senza parole. Come caspio avete fatto? Comunque dovrebbero essere subito qua sotto le erbette. Farò in fretta, ci provo. Mio Dio. Sì, 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 certo, fai. Ok. E così Jill è tornata in salute, ma ora corriamo, perché se non mi sbaglio... Ecco, infatti non mi sbaglio. Aiuto! Ma che cavolo! Ma avete visto quello in aria? Volava. Ma mi prenderà di sicuro! Ma che speranze ho? Nessuno. No, no! No! Lasciami, cagnaccio maledetto! Scuoti, scuoti! Okay. Ti ucciderei, guarda! Vai su sto cazzo di ascensore. Già, clicca! Se avessi le munizioni infinite vi ammazzerei tutti, ci metterei una vita ma vi ammazzerei tutti sul serio. Una vita, col fucile non ci metti una vita. Ma rompono davvero le scatole, eh? Possibile? Occhio che qui ci sono subito altri cani. Togliti, mamma mia, dai corri, ti prego. Accidenti, ma quanti ce ne sono? Possono salire? Direi sì. Direi che le salgono bene le scale. Adesso usiamo la manovella per aprire un nuovo passaggio. Non penso che lì te lo pigli. Ero posizionata male. No, guarda, sono ancora scioccata. Stavolta non ce lo fanno vedere il video dell'acqua che fa. E boh. Possiamo andare nella nuova zona. Non mi sembra che sei molto tranquilla. Ma adesso i cani non ti rompono, si sono addormentati, sono tranquilli. No, non ho neanche voglia di commentare. No, ma come cavolo hai fatto? Ma che cavolo? Quanti ce ne sono? Tanti. Meno male che non può saltare dentro l'ascensore. Meno male. Dio mio. È proprio qui. Di dover fare questa strada un casino di volte. Qui non dovrebbero poter venire. Non me ne frega, io continuo a correre. Non si sa mai. Ok. Sono, no, sempre, stai bene, stai bene. Sono sempre quelli che mi devono dare problemi, è possibile? Boh, adesso decidi tu se... Perché qui sai che pezzo lungo che c'è. Se vuoi salvare qui e poi farti tutte le miniere dopo... Sì. Te le fai nella prossima, ti fai tutta la zona delle miniere. È vero, se no è un pasticcio. Questa puntata uscirebbe troppo lunga, in primis... E in più puoi salvare, per salvare di nuovo un pasticcio. Beh, mi conviene farlo un bel po' di fila nella prossima puntata. Nella prossima te lo fai tutto sto pezzo qua della miniera. Vedremo. Quindi. Va bene, sono contenta che Jill sta bene. Ok. Quindi. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Lasciatemi un commento, un like. Condividete se vi è piaciuta la puntata, chi non si è iscritto per favore iscrivetevi e ci vediamo alla prossima, non mancate, ciao a tutti da Sony Lady Tekken, dal vostro Luca DNG, mi raccomando davvero non mancate, ciao! Ciao.